Io sono noi. Io sono. Noi non siamo. Se solo unendoci possiamo essere ciò che vogliamo, la singolarità dovrebbe sciogliersi in un insieme. Ma io non voglio privarmi di me per la comunità. Per essere unico, devo desiderare di scordare che un tempo volevo diventare un soggetto storico. Eppure non dimentico. Uscirò dal tunnel. Non mi avrete. Oi, che fai? Mario? Sai che ho pensato? Che alla fine vado a fare lo spot. Ci ho riflettuto e... Hai ragione, comunque. Ah sì, perché poi alla fine le vacanze le posso fare anche dopo. Cioè, alla fine siamo sempre in vacanza. Tu che pensi? Certo, mi spiace per Panarea, perché è super organizzato con la barca. Tu ci sei mai stato a Panarea? Mm. Ma che stai facendo? Non so, sei bravo, eh? Stai migliorando. Io vado a fare prove. Ciao! Ciao Rosalba, Mario. Ci sono state 30 botteghe di liuteria, tutte della famiglia De Bonis, fino ad arrivare alla mia, che sono la 31esima. Stiamo parlando sempre di chitarre battenti. Chitarre battenti e chitarre classiche. Oh. Questa è l'ultima che abbiamo realizzato, l'abbiamo fatta insieme, è in acero e palissandro. Posso? Come no? Faccio vedere, perché ognuna di loro rappresenta qualcosa per me, per noi. Qui c'è il fuoco, sì. Ok? Qui sono pronti, che sono rossi, vedi, li proteggio con queste cose per non farli bruciare troppo. Che questo ci accendo anni, sto quello. Tutti i miei parenti l'hanno utilizzato. Quando sono pronti,
Tutto avviene qui sopra, io inizio a piegare il legno e lo modello ai formati. Poi ve li faccio vedere che ce l'abbiamo di là. Ok. Abbiamo un sacco di materiali. Abbiamo solo bisogno che qualcuno ci aiuta a realizzare sul serio questo museo. La tradizione di famiglia mia è la chitarra, però nel 1940, purtroppo, nelle vicinanze di Bisignano, a Ferramonte, c'è stato un campo di concentramento. Questo campo di concentramento era fatto soprattutto di musicisti. Mio zio iniziò una relazione con quelli del campo e uno di questi lo spinse: se sei così bravo con le chitarre, perché non provi a fare il violino? E da lì partì anche, il 1941 realizza il primo violino. Molte industrie sono venute proprio a proporre a mio zio per dirigere le industrie, solo che Nicola non ha mai voluto spostarsi da qui, perché per loro la liuteria è un fatto artistico, non è un'azienda. Vai, improvvisiamo qualcosa. La musica è un po' un acrobata, no? Da una parte c'è la committenza, il volere registrare, e dall'altra invece è il pensiero musicale. No, no, infatti nella prima c'è un sacco, mi piace un sacco la prima mentre salto. Poi ti trovo un po' di suoni dei videogiochi. Sempre nella prima? Cioè ragazzi, Remo, davvero, tu non parli mai di queste cose con Mario. Mai, cioè non dovete parlare di questo. Okay. Ragazzi, cioè siete molto più divertenti di così. Cioè sei chiaramente tu che mi chiedi sempre di fare classifiche su chi è la più fregna della compagnia, no? Però io te l'ho detto e tu hai detto insomma, no, non è parlare queste cose. Remo, che cosa fai per guadagnarti da vivere? E sono 10 anni che ho iniziato a fare colonne sonore per il teatro. Se tu mi chiedi perché fai questo mestiere, è proprio un'esigenza espressiva prima di tutto. Cioè ci credo davvero che si possa cambiare in qualche modo l'esistenza, almeno la mia, attraverso la musica. Ma in questo spettacolo si parla di cambiamenti, di rivoluzione, quindi ci cozza benissimo, ecco. Ci vuoi far sentire qualcosa? No. Quando salti le gambe in avanti, ma la schiena resta dritta, il busto resta dritto. Vieni più al centro. Thank you.
Siamo nel chiostro del santuario di Sant'Umile, che è emblematico, è il santo del paese di Bisignano. Tu Mario che sei? Quali dei tanti Mario sei? Io quale Mario sono? Io sono tutti Mari, sono come il mio personaggio, sono come Volo Pindarico. Io rappresento appunto il popolo, rappresento tutti. Quando ero piccolo ho iniziato ad allenarmi da solo perché il mio sogno era fare il salto mortale all'indietro, quindi da solo mi mettevo in spiaggia, provavo e alla fine è arrivato. Io ho finito l'accademia di recitazione, non sapendo cosa fare mi ero preso il pallino di ok, voglio iscrivermi alla scuola di circo perché voglio andare sul filo. Allora ho preso subito, sono andato dal ferramenta, mi sono costruito il filo d'acciaio e ho iniziato ad andare, a attaccarlo sugli alberi e ad andare sul filo. E così avevo scritto sta lettera alla scuola romana di circo, però non davano le borse di studio, quindi niente. Credo fortemente in questo spettacolo proprio perché la forma circo è proprio una forma utile, perché si ritorna come si faceva prima nelle piazze. Come si possono unire secondo te gli individui in un soggetto storico? Che cosa dovrebbero fare tutti questi individui diversi? È difficile dire questa cosa, perché comunque bisognerebbe pensare a una sorta di comunità, mettere da parte un po' di se stessi magari anche, e questo comunque non è semplice. Ci sono voli e voli. Quelli della fantasia se li possono permettere tutti. Altri richiedono un certo coraggio. Perché il problema non è il volo, ma è l'atterraggio. Atterrare su un campo di fichi è difficile, soprattutto se il campo non è tuo. Atterrare su un campo di fichi è difficile, soprattutto se lo lavori tutti i giorni e il campo non è tuo. Ma la violenza schiaccia i frutti di tutti e mani che lavorano non sono mai sporche. Io una soluzione credo di averla. Unirci in base ai nostri bisogni. Solo insieme abbiamo il potere di appagarli. Capire che tutti noi siamo un soggetto unico. Cittadini, consumatori europei. Siamo di gran lunga il blocco commerciale più grande al mondo. Quindi unendoci avremo la possibilità di orientare cosa produrre e come. A differenza dei soggetti storici che ci hanno preceduto, noi abbiamo una responsabilità comune. Tutelare la natura.